Buongiorno ragazzi, zoom, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, io non ho idea di che faccia ora, raga. Non ho idea di come sono. Sono le 4 e mezza del mattino, raga. Io non ho dormito niente. Praticamente non ho dormito niente. Ma mi sono alzato per la disperazione adesso. Allora, io sto continuando la mia cura, ovviamente. Tra l'altro ho scoperto ieri che sono tutte erbe, raga, mi ha dato delle cose omeopatiche, io non lo so, senza dire niente. Magari funzionano perché poi sono andato a cercare. In effetti sono contro le infezioni, il raffreddore, però mi sono rimasto un po' così. Per le bronchite, insomma, quindi infatti devo prendere un sacco di quelle pastiglie. Io avevo letto 5 volte al giorno, cioè c'è scritto 5 volte al giorno, ma ben 4 pastiglie, raga. Io ne ho presa una ieri. Devo dire che sì, un po'. Il raffreddore in effetti funziona anche con una, pensate, 4 pastiglie per 4-5 volte, perché sono appunto erbe e più quelle gocce. Ma io mi sono svegliato, ho detto, per la disperazione, perché ieri, raga, avevo due occhi così, e tutta questa parte, ancora adesso, dalla testa, insomma, l'orecchio, l'occhio gonfio, tutto qua. Mi fa male anche adesso, come se ci fosse un mal di orecchio, mal di denti, ma in realtà no, mal di testa, scusate, stavo scivolando il telefono. Quindi mi sono svegliato, ho fatto colazione, sono le 4:47, non devo andare al lavoro, non ho il turno di mattina. Vedete che cerco sempre di avere il sorriso sulla faccia. Non ditemi c'è di peggio. Ieri sono stato proprio da cane, adesso mi sembra un po' meglio, devo dire la verità. Ho avuto la febbre fino a 38. Adesso però cosa ho fatto? Dicevo, ho fatto colazione, non ho preso ancora le altre medicine perché devo prendere le 8:30. Ma ho fatto colazione, mi sono preso un Ibu, sempre quel famoso Ibu, perché mi tolga questo dolore così. E mi posso magari dormire ancora un paio d'ore. Infatti torno subito a letto, ho bevuto un bel bicchierone d'acqua e niente. Ieri c'era Sanremo, non l'ho visto tutto, ma quasi. Erano mezzanotte e un quarto, raga. Mezzanotte e un quarto sono andato a letto. Anche se poi gira gira, potevo tenerlo sottofondo, ma vabbè. E poi vi racconto un po' la serata. Canzoni veramente belle. Vi racconto tutto, ma anche perché devo ancora ascoltarne, penso, una decina. Quindi me le ascolto su YouTube e poi vi dico che cosa penso. Ecco. Voi direte, perché Paolo apri un video se stai così male? Uno, perché non posso abbandonare il canale, non voglio, e poi parlare con voi, raga, mi aiuta un sacco, raga. Ieri volevo fare una live di 12 ore, ero in condizioni pessime, però ho detto, un esempio, no? Ovviamente non l'avrei mai fatta, stavo davvero male, ma perché mi fa stare bene parlare con voi, ecco, questo volevo dire. Per quello sono qua alle 4:30 a parlare col telefono, ecco. Quindi dopo, dai, dopo mi riprendo, cerco di andare a fare una dormita. È incredibile, sembra che ho tutto paralizzato, mamma mia. Questa brutta sensazione di mal di denti, di male, malattia, infezione all'orecchio, mal di testa tremendo, insomma. Va bene, quindi, ma secondo me anche tutto questo naso, tutto. Voi mi date un sacco di consigli, raga, io vi amo, voi mi date un sacco di consigli. Adesso magari mi scriverete, Paolo, fai l'aerosol, lo so, io non l'ho mai fatto in vita mia perché non lo sopporto, poi non ho la macchinetta, non ho nulla, insomma. Lo so che continuerete a scrivermi commenti, sì, consigli e vi amo, però lo sapete quanto sono testardo, sono sardo e non li ascolterò mai, però voi scrivetemi lo stesso, mi avete consigliato il miele, un sacco di ricettine, un sacco di metodi. Lo so, grazie, vi amo, però sono testardo. Va bene, cerco di andare a riposare, sono le 5:20, nel frattempo riposare in qualche modo. E ci sentiamo dopo, un bacio, grazie perché mi state aiutando, mi tenete compagnia. Rieccomi, raga, ciao di nuovo, buongiorno. Sono le 10:05, io devo dire che ci ho messo tanto, ma verso le 6:30 sono riuscito a riaddormentarmi. Quella pastiglia mi ha fatto davvero bene.
per quanto riguarda i dolori, e quindi sono riuscito a dormire, raga. E adesso, appunto, a quest'ora mi sono svegliato, almeno ho dormito qualche ora. Adesso mi prendo uno yogurt, perché colazione l'ho fatto prima. Mi prendo uno yogurt e mi prendo le medicine che mi ha dato lei, quelle omeopatiche. Che questa cosa mi fa pensare adesso. Non lo so, comunque. Va bene così. Cosa sto facendo? Ho aperto uno yogurt e l'altro anche, quasi yogurt, stavo aprendo sul tavolo, insomma. Va bene, allora faccio così, raga, poi ci sentiamo dopo, che avrò un aspetto un po' migliore, spero. Anche perché mi devo togliere tutto questo pigiama, perché ho sudato come non potete capire, ovviamente. È normale, quindi mi faccio la doccia, mi cambio e poi con calma chiacchieriamo un attimo. Parliamo di Sanremo, dai. Ci vediamo tra poco. Sono contento che ho dormito queste ore. Praticamente quasi 4 ore, dai. E me ne sento. A dopo. Raghi, prima di andare a fare la doccia, mi sto riguardando le canzoni ancora che non ho visto, me le sto riascoltando, così dopo vi do un parere più giusto. Allora, tappo qua Emma, perché una volta che mi ricordo un Sanremo c'erano i Maneskin e stavo passando il telefono, facciamo così, ecco, stavo passando il telefono come ho fatto adesso, con il video in pausa. C'erano i Maneskin e YouTube mi ha bannato il video. Pensate un po' quanto YouTube è tremendo, mamma mia. E ho paura che adesso, leggendo il simbolo lì, Rai 1, eccetera, eccetera, mi banni anche questo. Va bene. Dicevo, me ne riascolto un pochino di canzoni. Perdonatemi. E poi vi racconto un pochino le mie impressioni. E comunque, Festival delle Donne, raga, veramente, Festival delle Donne. Sì, stavo per dirvi qualche cosa, mi sono dimenticato. Oh, oggi arriva una cosa da Amazon che vi faccio vedere. Non è un'altra stampante, raga, ma una cosa carina. Sì, una cosa carina. E poi c'era una terza cosa che volevo dirvi, ma non mi ricordo. Figuratevi se la mia testa funziona, raga. Comunque, ci vediamo tra pochi. Ah, ecco, sì, ecco, mi è venuto in mente, mamma mia, proprio all'ultimo secondo, che sto guardando. Ieri, prima di Sanremo, ho cominciato la quarta stagione di Mare Fuori, raga. Vi dico solo che ho pianto guardando alcune scene e alcune scene, appunto. Alcune puntate ne ho viste 4, quindi me ne mancano 2 e la finisco tra poco. È veramente la quarta serie, raga, vale tutte le altre 3. Bellissima, ve lo giuro. Bellissima, grandi ragazzi. Ragazzi di Mare Fuori, ovviamente, veramente, veramente bella. Molto emozioni forti, veramente scene fo forti ed emozionanti, davvero. Benissimo, dopo aver detto questo, non, la Rai non mi sta pagando per elogiare Mare Fuori e Sanremo, ma sono i miei pareri. Ci sentiamo tra poco, raga. Mamma mia, questa voce. Ciao ragazzi, eccomi qua. Allora dai, chiacchieriamo un attimo se vi fa piacere. Io mi sono fatto la doccia, sto molto meglio, devo dire. No, volevo dirvi che prima, non è che stavo parlando male e sono contro l'omeopatia, le medicine naturali, fatte con erbe, diciamo. Anzi, sono contento che questa dottoressa, che appunto è specializzata in omeopatia, naturopatia, insomma, dia queste robe qua al posto delle cose che sappiamo che non fanno sempre bene. Era solo che dopo una notte così in bianco mi sentivo un po' nervoso, un po' stanco. Ho detto, ma mi prendo la chimica, insomma. Queste qua, non so se YouTube, ormai ho paura di tutto, non si può neanche parlare di medicine e farle vedere, quindi comunque sono medicinali alle piante. Queste comunque sono per le infezioni, quindi sicuramente mi farà bene i polmoni e l'infezione che è in corso, ovviamente. Va bene. Volevo solo chiudere un attimo questo discorso. Questo video sarà tutto un soffiar naso, ma metterò pausa, giuro. E tossimento.
Ma ho voglia di chiacchierare con voi, spero che mi farete compagnia. Allora, innanzitutto vi faccio vedere due cose. È arrivato il pacchettino Amazon, sono andato giù, raga, a prendere il pacchettino. Ovviamente era nella cassetta della posta perché ci stava. E c'è un vento pazzesco gelido tutta la notte, l'ho sentito. E la pioggia, sta arrivando la pioggia che durerà fino a sabato, raga. Sì. Fino a sabato, io sabato rientro a lavorare se Dio vuole. Oggi è mercoledì comunque, per me è mercoledì mattina. Forse non ve l'ho detto prima. Wow, ho già visto il coso di Amazon che è arrivato grazie al consiglio della Chiaretta, che a cui mando un bacio. Allora, questo è il quaderno, l'agendina che ho usato per fare il diario delle piante. Allora, ieri l'ho cominciato, delle verità. Forse arriva uno starnuto. Arriva. Oddio. Sapete quando non vuole uscire? Bene, allora questo è l'agendina. E vi faccio vedere che l'ho solo cominciata. Ho stampato le fotine. Ovviamente con la stampante quella piccolina, però sempre a calore, quindi sono in bianco e nero, raga. E però io me lo riconosco la mia pianta. Allora, questa è la pianta del caffè, inaspettatamente si chiama così. Poi ho la pilea involucrata. E poi qua mi scriverò tutte l'origine. Ops, ho battuto sul microfono. L'origine e tutte le altre informazioni. La palma della fortuna, che ne ho due di questa. Abbiamo l'alocasia, che è molto bella, delle foglie bellissime, ovviamente qua, ma tanto le avete viste, qua non si vede molto bene in questa immagine. La gemma di Zanzibar, anche questa qua, sta crescendo tantissimo, poi ve la farò vedere, cioè l'avete già vista, però nello specifico. La calatea, che è anche super bella. Insomma, l'applicazione mi dice quando bagnarle, se tenerle alla luce del sole, alla luce in penombra oppure proprio all'ombra. Questa invece si chiama tronchetto della felicità, che ho qua vicino al frigo. E ancora la pianta della fortuna, anche questa è molto bella, che ho sulla finestra. E poi la Dieffenbachia, che questa lì ho vicino la televisione. Ok, e questo è, ah, c'è un'altra, la pianta del serpente, raga, che è qua vicino al divanetto. Che nome particolare. E poi vi dicevo, aggiungerò tutte l'origine della pianta, cioè da dove viene. Aspettate che mi soffio il naso. Ok, eccomi tornato. Dicevo, aggiungerò poi l'origine della pianta, i tempi di innaffiatura, eccetera, eccetera. Tutti i consigli che dà questa applicazione, che vi ricordo ho pagato 18,99 per un anno intero, però ne vale la pena. Adesso, man mano che comprerò altre piante, raga, le aggiungerò qui. Ok, questa era la mia agendina delle piante che ho cominciato, ecco. Poi questo è il pacchettino Amazon, vedete che è sottile, quindi è stato nella cassetta della posta, che è bella grossa la mia. E vi faccio vedere che mi ha fatto conoscere questo libro, la Chiarettina. Allora, perché l'ha comprato anche lei? Questi sono i mandala emozionali di Domenico Grillo. L'ho preso su Amazon Italia, libro da colorare per adulti. Ma guardate quanto è spettacolare questo! Cioè, è impossibile farlo, raga. Ma che bello! E dentro ci sono appunto, questi sono a libro, quindi non si strappano le pagine per colorare singoli disegni, ma appunto è un libro. Ok. Questo libro appartiene a, qui possiamo scrivere il nostro nome. Vediamo i mandala. Consigli importanti. Ah, se scegli di utilizzare pennarelli, ti invito a fare attenzione perché i fogli sono molto sottili e il colore potrebbe trasparire e rovinare il disegno seguente. A tale riguardo, in fondo al libro ho aggiunto una pagina nera da ritagliare che puoi inserire sotto il foglio che scegli di colorare. Ah, interessante questo, ma io userò i. Che belli! Adesso ve li faccio vedere. Userò i pastelli, raga. Una frase, c'è una frase.
E consiglia anche i colori da usare. Poi uno ovviamente fa quello che vuole. Vedete? Vi faccio leggere a voi. Questo è uno dei primi, che belli che sono. C'è scritto: spera, allora, colora questo mandala se oggi ti senti speranzoso. Per cominciare potresti utilizzare questa combinazione di colori: verde menta, azzurro chiaro e giallo tenue. Rilassati e libera la tua mente ascoltando questo brano. No, scannerizzando il QR code, raga, potete ascoltare una musica, credo, mentre colorate questo mandala e così via. Colora questo mandala se oggi ti senti pacato, ti sconsiglia i colori. Guardate, questo è il mandala, veramente bello questo libro. E così via fino alla fine. Adesso voglio vedere se c'è quel foglio nero che mi ha consigliato. Ah, eccolo qua. Questo è da staccare, sì. Questo è da ritagliare. Questo è da appoggiare dietro, vedete? È un foglio tutto nero da ritagliare. Qua c'è le righine. Per mettere dietro il disegno. Ne faccio vedere un altro. Sono tutti bellissimi, raga. Oh, guardate questo. Questo è del rivoluzionario. Se ti senti rivoluzionario. Grande. Credo che ci sia una serie di questi libri, ce ne siano altri, però ovviamente io finirò questo. Questo è veramente meraviglioso. Benissimo, eccolo qua, la cosa che mi è arrivata da Amazon Italia, è arrivata giusto in tempo perché ho tempo adesso, stando a casa. Bene, allora parliamo di Sanremo, raga. Velocemente, cioè velocemente è impossibile, però cercherò di essere più veloce possibile. 30 canzoni, raga, io ne ho sentite tipo una 18 forse ieri sera e stamattina su YouTube ho rivisto tutte le altre. Veramente difficile, sono 30, quindi sono tante tante belle. Io ne scarterei giusto giusto 10, ma perché proprio non sono di mio gusto, però 20 le promuovo tutte. Festival delle donne, secondo me, grandi le donne. Allora, il festival è cominciato con la prima canzone di Clara, che tra l'altro io vi dicevo che sto guardando Mare Fuori 4 e lei è una delle protagoniste che canta anche fa anche la cantante nella serie TV. Quindi lei è bellissima, mamma mia, proprio una bella ragazza e la canzone è veramente carina, è orecchiabile, ti sta nella testa, molto molto bella. Diciamo che è partito alla grande perché una bella canzone, una bella ragazza, che poi chi guarda Mare Fuori pensa a quello, insomma, in questa bellissima serie. Quindi Clara promossissima, si può dire promossissima. E poi Annalisa con questo suo tormentone, nuovo tormentone, molto bello, anche lei. Ma raga, tutti belli, adesso parlo di uomini e donne, tutti bellissimi, mamma mia. Un festival bellissimo, esteticamente. Poi, beh, Fiorella Mannoia, una voce bellissima, la canzone è molto particolare. Beh, Loredana Bertè che adesso è al primo posto temporaneamente. Bella canzone, lei sempre forte. Annalisa Mango, ho bisogno di riascoltarla un po', però anche lei sempre forte. Emma, grande. Annalisa Moroso, bellissima canzone. Diciamo un po' tutti un po' sono rimasti fedeli a se stessi, diciamo, come genere, come tipo di canzone, insomma. Però top. Il volo anche bello. No, la canzone non è impattante come Il grande amore che aveva vinto, cioè non era da pelle d'oca, però molto bella. Ma poi loro con quelle voci possono cantare anche il ballo del quacquà, raga, che uno cioè, rimarrebbe incantato. Quindi il volo promosso mi piace molto. I ricchi e poveri, c'è cioè Angela lì che ballava, io non so quanti anni ha, comunque io mi sento un rottame. Lei lì che si muoveva sul palco come una ragazzina, la canzone Ricchi e poveri ti rimane nella testa, non se ne va più. Bellissima. Poi chi abbiamo ancora? Neck e Renga, devo riascoltarlo perché riascoltarli. Per ora non mi dicono ancora nulla.
Irama molto intenso, Mahmood, bella canzone. Mahmood ha della musica un po' particolare, ma ascoltandola due o tre volte anche quella ha un bel ritmo. Quindi grande Mahmood, Irama sempre intenso, mi è piaciuto molto. San Giovanni, carino San Giovanni, anche la sua bella canzone. E poi lui ha dedicato alla sua ex, che da quel che ho capito l'ha lasciato, quindi ci soffre ancora e si sente tutto, si sente tutta questa sofferenza nella canzone. Bella comunque, dai. Bella anche quella di San Giovanni. Poi chi abbiamo ancora? Tanto mi dimentico sempre qualcuno, sono tanti. Abbiamo ancora. Non mi sono scritto nulla, sto facendo tutto a memoria. Vediamo un po' se mi ricordo chi c'è ancora. Di qualche maschio, ah, Diodato, devo dire Diodato anche, dopo Rumore ha fatto no, no, Non muoverti, qualcosa del genere, Non ti muovi, Non muoverti, non mi ricordo, però bello, intenso anche lui, dai, Diodato merita anche un posto altino, magari non il podio, però bravo anche lui, Diodato. Poi ci sono tanti giovani che non mi ricordo neanche i nomi, non vi dico niente, tipo quel ragazzo napoletano, mi dispiace, ma non mi è piaciuta la canzone. Poi, ah, Big Mama, una sorpresa. Beh, anche lei ha un genere un po' particolare, però brava. Il tema poi parlava di body shaming, di cyberbullismo, queste cose qui, di bullismo appunto. Quindi, tema importante, però bellina anche la canzone. Lei è molto carina. Big Mama anche mi è piaciuta molto. Manca qualche ometto, mi sa, sapete, però adesso mi sfugge. Se magari mi viene in mente dopo, quando ci riparliamo, quando ci ritroviamo dopo, devo dire in generale è molto, molto bello, molto difficile quest'anno. Ah, Mengoni, comunque, il co-conduttore, beh, fantastico. Tra l'altro, ha fatto quella scenetta quando ha portato giù tutte quelle robe, cioè a livello di Fiorello, sono morto da ridere, davvero simpatico. E poi ha cantato, ovviamente. Chi c'è ancora di cantanti? Sapete che mi sfuggono adesso? Secondo me i più importanti li ho detti. Alla Festival delle Donne, questo lo ridico di nuovo, donne protagoniste. E vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Fatemi sapere i vostri primi tre preferiti. Io me ne sono scordati sicuramente tanti, ma dopo ve li aggiungo, diciamo così. Vado a dare una controllata e ve li aggiungo. Comunque, prima puntata, super. Tra l'altro, ho fatto più share dell'anno scorso. Più share. Paolo, parla piano. Più share dell'anno scorso. Bene, viva Sanremo! Odiato, amato, ma fa parte di noi. Io vado ad ascoltarmi ancora qualche canzoncina mentre vado al computer perché ieri è uscito il vlog, tra l'altro. C'era la prima serata di Sanremo, ma è uscito il vlog del martedì sera. E voi l'avete abbracciato, l'avete invaso di commenti, di like. Adesso vado a rispondere appunto ai vostri commentini, che sono tantissimi, in cui raccontavo che sono influenzato, insomma. Tanto calore. Anche se c'era Sanremo, mi avete seguito. È quasi a 1000 quel vlog. Che dire? Rimango così, come faceva quel tipo, così. Un bacio, ci sentiamo dopo, eh? 15 minuti, mannaggia, ho parlato 15 minuti. Ah, vado a farmi, sono mezzogiorno e 10, tra l'altro, passato veloce. Vado a farmi un po' di pollo, ho due cosce di pollo con l'insalatina, top. Coscettine di pollo pronte, raga. Guardate qua, che buone. Adesso faccio l'insalatina. Ho aperto un attimo per far cambiare l'aria perché comunque cucinando. In realtà non ha ancora piovuto. Ah sì, adesso guarda, ci sono qualche goccia sul vetro. C'è sempre questo vento. Siamo un po' tornati al brutto tempo. Ma ho risposto a tutti i vostri commentini, raga. Grazie, grazie, grazie. Adesso vado a prepararmi l'insalatina, mangio qualcosa, sono già l'una meno un quarto e poi. Dopo pranzo, ovviamente, il caffèuzzo. Ah, eccomi qua. Dopo pranzo il caffèuzzo e poi mi metto a guardare. Finisco la quarta stagione di Mare Fuori. Ci sentiamo dopo, raga. Un bacione. Io sono ripreso, dai. Febbre non me la sento.
Fino a sabato sarò al top. Sono le 2:30, raga, mi sono alzato dal divano per prendere ancora la dose di medicine. Sta piovendo. Adesso sta veramente piovendo, guardate il vetro, è arrivato il brutto tempo. Tra vento e pioggia, sì. Prima ho detto che lo farà, scusate che mi raddrizzo, lo farà fino a sabato, ma intendevo fino a venerdì e poi sabato addirittura scoppierà il bel tempo, la primavera con 14 gradi, raga, vi dico tutto, vi dico solo questo, ma poi domenica ritornerà la pioggia, vabbè, che c'è carnevale, spero che non la farà per mio fratello che deve lavorare, che passa la sfilata davanti alla gelateria. Ma oggi è solo mercoledì, quindi si vedrà. Sto finendo, quasi finito di vedere mare fuori, sono alla quinta puntata della quarta stagione, quindi manca poi la sesta. E poi finirà, aspetteremo poi le prossime. E lo ripeto ancora, bello. Forse l'avete capito. Non mi paga nessuno, come dico sempre, io parlo bene di prodotti, serie TV, varie cose, ma nessuno mi paga. Lo dico col cuore. Come mi sentite? Sono un po' meglio, dai. La tosse, poco poco, e naso chiuso. Grazie a Dio, non ho più altro. Niente, aspettando la seconda serata di Sanremo, oggi e domani saranno i cantanti divisi, poi ci saranno ospiti. Io sono più in attesa per venerdì che ci saranno le cover con i duetti, molto molto bello. Oggi e domani sì, saranno puntate tranquille, insomma. E poi sabato è la grande finale, ovviamente. Bene, adesso io continuo. E poi ci aggiorniamo dopo, raga. Comunque, tanti miei amici stanno male con questa influenza. Li ho sentiti, quindi non sono solo. E ovviamente, tutti i mesi scorsi, quanti di voi anche mi scrivevate nei commenti che stavate molto male. Bene, vi mando un bacio e ci sentiamo dopo. Allora, mare fuori, finito, raga. Sono rimasto a bocca aperta perché rimane il finale aperto, quindi bisogna aspettare non so quanti mesi per la quinta stagione, ma bellissimo. Sto guardando Rai 1 che ovviamente parla di Sanremo. Sono qua a continuare il mio mandala della farfalla blu. Qui ho tutto nella corrente, qua il nuovo libro. Sto mangiando dei mandarini, sono le 5 meno un quarto e beh, medicine sempre qua a portata di mano con tutti gli orari e le cose. Stasera mi voglio fare una bella frittata, però non fritta. Sì, una frittata non fritta, ecco, per cena, un po' di proteine. Piove tantissimo, ma io sono al calduccio. Ci sentiamo dopo. Calduccio sì, però i miei brividi ce li ho sempre. Sono le 18, raga, e io sono ancora qua. Non posso parlare tanto, raga, perché mi viene la tosse. Ma mi è rimasto solo quello. Non, le uova, addio, le uova sono scadute, come sempre, raga, sono uguale. In qualunque 2023, 2024, il prossimo anno io farò scadere le uova. Mannaggia a me. Quindi ho ricambiato, ho fatto una pasta, visto che a pranzo ho mangiato la carne, quindi pollo insalata. Sto facendo una pasta, ho fatto un sughettino con, ecco qua, questa è la pasta che bolle, quasi pronta. Sughettino con olive, pomodorini e prosciutto e un po' di panna, insomma. Scusate, questa è la mia cena. Sì, sono passate a poco le 18, ma le 18 ma avevo fame, così mangio. Poi prendo ancora un'altra dose di medicine e poi niente. Passeremo serata a guardare la televisione. Passerò serata a guardare la televisione. Il disegnino work in progress. Ho fatto ancora qualcosina, niente di eccezionale. Le foglioline. Insomma, vediamo un po' come viene. Mi sta scoppiando il cervello, raga, un mal di testa perché la sinusite sicuramente è tutta la pressione del coso. Mangio perché è quasi pronta. Vi saluto ancora dopo, prima di Sanremo, della seconda serata. Raga, 19:30, siamo sempre mercoledì comunque. Io non so questo vlog quanto durerà perché devo uscire giovedì sera. Io mi sono misurato la febbre a 38, raga, mi sento un pochino così. Però è sera, ci sta. Niente paura, come diceva Ligabue.
Ho parlato con mio amico 1 ora e 20, raga. Vabbè, più che altro ha parlato lui. Io mi sono preso un colpo al cuore perché ho detto: no, ti prego. Vedete che devo fare i piatti, oh, scusate, i piatti, e non c'è il tappeto perché era pieno d'acqua qua. Ho aperto qui e c'era acqua qua sotto, qua pieno. Ho detto: ti prego, no, che il lavandino perde acqua, che non ci vuole questa. In realtà ho asciugato tutto e poi mi sono ricordato che avevo appoggiato la pentola, quindi l'acqua da qua, scusate, era caduta, era sgocciolata tutta lì per terra. Mi è preso un colpo, raga, ho detto: ti prego, anche questa no, perché non la reggevo questa volta. Comunque tutto a posto. Mi stava chiamando mia mamma quando ero al telefono con mio amico, quindi la chiamo subito, raga. 7:30, che presto. Io non so se arriverò alle 9 per guidare Sanremo, ma magari faccio un pisolino di 1 ora e mezza e poi mi guardo Sanremo. Però, a parte, sì, mi sento anche il petto pieno, ma devo prendere ancora una dose. Quando dico una dose sembra una cosa brutta, ancora le medicine, ancora una volta prima di andare a letto. La tosse è fastidiosa, ma andiamo, da dopo. Ragazzi, sono già le... Non vedo l'ora. No, cioè... Scusate, non vedo l'ora nel senso che non vedo l'orologio. Mamma mia, meglio ridere. Che non... Saranno quasi le 10, sto guardando Sanremo, ovviamente. Mi è venuta in mente una cosa, ti ho scritto, l'ho risposto a un commento, che secondo me le cose non vengono, la febbre, ragazzi, ho 38 di nuovo, sarà questo che mi fa ridere. E cosa stavo dicendo? Appunto, secondo me le cose non vengono mai per caso, perché appunto, ho scritto questo commento, questa malattia forse è capitata al momento giusto, oddio, l'avrei evitata molto volentieri, però... Magari, nel senso che questi giorni avevo proprio bisogno di questo riposo, raga, perché tutte le settimane sono passate pesantissime, ma chissà, ne avevo bisogno, insomma, volevo dirvi quello. E va bene, dai, continuo a guardare Sanremo, c'è la pubblicità, che bella serata, bella serata. Buongiornissimo raga, buon giovedì, sono le 8:10 di questa mattina. Io devo dire che è un passo avanti grandissimo perché ho fatto una bella dormita senza pastiglie ieri sera e mi sento veramente... questa dormita mi ha fatto veramente bene. Ovviamente il raffreddore, l'influenza c'è, però poi anche mattina presto il mal di testa pure. Non fortissimo però, perché ovviamente la sinusite e tutto questo movimento di cose. Non posso parlare tanto perché mi viene la tosse. Però sto molto meglio, dai, stanno facendo progressi. Mi sto preparando la colazione, ragazzi. E il tempo ha piovuto tutta la notte. Continuerà, lo sapete, oggi e domani ancora. Quindi giornate molto umide, ma io non metterò dito fuori casa. Sì, mi preparo la colazione, dicevo, e poi noi ci sentiamo dopo. Un piccolo accenno su Sanremo della seconda serata. Siamo sentite altre canzoni, momento commovente con Giovanni Allievi, il pianista che dopo 2 anni è tornato a suonare su un palco e ha raccontato un po' la sua storia. Mamma mia, quanto pianto! Lo stesso come ho fatto la sera prima, quando la mamma ha raccontato del figlio morto, che desiderava suonare a Sanremo nell'orchestra e l'hanno fatto virtualmente suonare. Anche lì sono scese le lacrime come non mai. Quindi momenti bellissimi. Un momento più brutto, raga, brutto, più trash, più che sono rimasto, ma davvero? Cioè, John Travolta gli hanno fatto ballare il ballo del qua qua, poi l'hanno sbattuto via. Cioè, l'hanno salutato così, neanche una piccola intervista. Povero John Travolta, povero, oddio, lui è vero. Ha fatto quella scemenza, diciamo così, si è preso i soldi e se n'è tornato a casa sua, però vabbè, mi sono rimasto un po' scioccato, devo dire la verità, su questa cosa di John Travolta e non me l'aspettavo, vabbè, non lo so. Sono rimasto veramente, ma davvero così. Bene, se poi io non l'ho visto tutto, anzi ieri ancora prima, erano le 11:30, raga, quindi me ne sono andato a letto.
Oggi ci sarà la terza serata, altri 15 cantanti, altri ospiti. Ah, c'erano i ragazzi di Mare Fuori che però l'ho rivisto stamattina, quello, sempre grandi. Vabbè. Vado a prepararmi la colazione, raga, che ne ho bisogno, ci sentiamo dopo. Vi faccio vedere velocemente il mandala che ieri ho fatto i fiorellini, guardate che belli, mi piacciono. Niente, poi visto che uso i colori uguali per ogni mandala, mi sono tirato fuori lì dalla mia dispensa, dispensa, non so come chiamarla, questo bellissimo cestino per pennarelli o per altre cose, insomma, e ci ho messo i pastelli, insomma, quelli che uso per fare il mandala del momento. Bene, ci sentiamo dopo, raga. Allora, raga, il mio caffè. Dico sempre che non devo cominciare le clip con raga o allora, però o buongiorno, ma lo faccio sempre. Va bene, ma stavo qui per una cosa seria. Allora, io ho visto già i vostri commenti, alla mattina li vedo sempre, quelli della sera prima. Allora, il video esce alle 9 di sera, lo sapete, quindi ci sono tanti commenti della sera più tutti quelli che si aggiungono alla mattina. Quindi verso le 11, diciamo, ho tantissimi commenti e poi vado a rispondere. Infatti più tardi andrò al computer. Però ho letto un commento di Bauletta che saluto perché è sempre vicina, nel senso che mi segue sempre e commenta sempre, molto attiva, ecco. Quindi ti saluto Bauletta, mi consiglia sempre di mangiare le verdure invernali, lo so, le verdure di stagione, lo so Bauletta, ma non mi piacciono tanto, mi dovrò sforzare, vedremo. Comunque, sempre grazie. Ma Bauletta ha scritto un commento e penso che solo Elena ha risposto. Adesso poi devo andare a vedere. Io volevo rispondere e poi ho detto no, perché cioè, risponderò sicuramente. Però mi sono preparato degli appunti per dire questa cosa. E mi dispiace che succedano queste cose. Perché come Bauletta avrà visto sicuramente questo TikTok. Tante persone l'hanno visto e io mi sale il sangue al cervello perché queste persone, no, non Bauletta, queste persone che fanno questi TikTok, che diffondono queste notizie, fanno credere alle persone che questa cosa sia vera. Ecco, quindi Bauletta ti rispondo col cuore, così capirai, perché anche io qualche volta guardo dei TikTok e dico ma sarà vero quello che mi dicono? Poi vado a indagare e non è così. Allora, c'è questo famoso simbolo della rana sulle confezioni di cibo, che qualcuno, penso un signore, non lo so, l'ho visto anch'io quel video, dice, continua a dire, non comprate questo prodotto, questi prodotti col simbolo della rana perché contengono farine di insetti. E qui scatta l'istinto, non diciamo cosa. Non è così, raga, non è quello. Allora, praticamente mi sono preso appunti per non dire cavolate. Quel simbolo della rana rappresenta le comunità agricole inserite in un contesto di armonia con l'ecosistema. Il prodotto, che ha questo simbolino della rana, è realizzato. Aspettate che ho scritto velocemente. Ah, è realizzato con ingredienti che rispettano la sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Quindi una cosa molto importante. Per quei prodotti sono stati usati ingredienti che rispettano un po' tutto, come vi ho letto, la sostenibilità sociale, quindi lavoratori, economica ed ambientale. Ecco, quindi è molto importante. Non è che dovete comprare solo i prodotti con la rana, ovviamente, ma non vuol dire che c'è farina di insetti. Io spero che qualcun altro non abbia creduto a questa cosa. Purtroppo è facile crederci perché uno vede un TikTok così serio o delle notizie così e poi ci va a credere. Ecco, quindi, cara Bauletta, te lo dico col cuore, bisogna sempre stare attenti a quello che si dice. Comunque, grazie perché mi avevi avvertito, appunto, pensando che fosse una cosa, vera. Io odio queste persone che diffondono questi messaggi. Parlo di chi ha fatto i video, ovviamente, della rana, chi dice queste cose, perché la gente poi ci va a credere, mamma mia. Comunque, i prodotti con la rana sono, come vi ho detto prima, prodotti più sostenibili. Ecco, poi che
che comunque abbiano ingredienti non sani, questo è tutto un altro discorso ovviamente, magari hanno solo zucchero dentro, una cavolata tipo il Nesquik, ecco, non è che sia una cosa sana, come diceva un altro TikToker, scusate il mio naso, non lo consiglierei mai ai bambini il Nesquik perché è pieno di zucchero, però nonostante ci sia la rana sopra, insomma. Spero che abbiate capito, mando un bacio a Paoletta e a tutti voi, dopo vado a rispondere ai commenti, ecco mi ci tenevo molto a dire questa cosa, sono quasi le 9, mi preparo per lavare i piatti, così poi a pranzo mi cucino il pesciolino oggi, con le zucchine o la melanzana e un po' di tutto, ecco, a proposito di verdure invernali, dovrei mangiare il broccolo, ce l'ho anche però, ce l'ho, va bene, vi abbraccio forte e ci sentiamo dopo. Raga, basta, questo raga, è l'ora di salutarci. Sì, è arrivato questo triste momento di chiudere questo lungo, lungo vlog. Guardate cosa ho fatto. Io ho fatto una melanzana tagliata a dadini e l'ho condita. Ho sbucciato tutta la pelle col pelapatate, sono venute belle, belle, belle. Quindi ho messo anche un po' di limone per non farle diventare nere. Boh, vediamo, metto in forno e i due pesciolini. Che avevo ancora che avevo comprato da me. Quindi questo sarà il mio pranzo, non vedo l'ora. Quindi sì, questo sarà il mio pranzo tra pochino, ancora presto, però diciamo che almeno è pronto da infornare. Il resto, raga, sta andando bene, sto benino. Continua a piovere. Adesso stavo parlando un po' con Mirko, domenica appunto ci sono le sfilate, ma se ci sarà questo brutto tempo non lo so, anche io vedrò come sto innanzitutto, se è proprio brutto, brutto non vado a vedere a Reghero, c'è una grande sfilata purtroppo. Vedremo, vedremo, non voglio dire nulla, non voglio pianificare più nulla. Noi ci sentiamo sabato sera, raga, con un nuovo vlog, quando io ormai sarò ritornato al lavoro, me la sento. Accendi la luce Paolo, non risparmiare, fatti vedere. Tanto devo anche staccare la TV perché si sente la voce, stavo guardando un podcast, ok. E quindi noi ci sentiamo sabato sera, dicevo. Grazie di aver seguito questo vlog. Se me la sento oggi... No, non dirlo Paolo, non dirlo Paolino, non dirlo. Oggi giro il video domande e risposte perché con questa voce così sexy... Magari esce bene. Se mi metto dopo pranzo, dopo il caffeuzzo, me lo giro, dai. Perché non so perché voglio metterlo di domenica. Domenica mi piacerebbe mettere domande e risposte. Perché è così. Domenica sera, rilassamento. Perché sarà un video bello lungo. Quindi vediamo cosa combinerà il Paolino. Vi mando un bacione grande. Allora, un abbraccio forte. Like e commento. Mi raccomando. Iscrivetevi e condividete. Ci sentiamo sabato, vi mando un bacione, grazie di tutto ancora e buon carnevale a tutti, se vi piace, se ci andrete, se il tempo lo permetterà. Se state a casa, buon riposo. Ciao!